questa cosa da me comprata anni fa si sta autodistruggendo. Ricordo che poco dopo averla acquistata è successo qualcosa al suo interno, ma non ho indagato. C'era una specie di freno che avrebbe dovuto frenare questi allo spegnimento, ma questo non accade più. Quindi ora noi, mangiando un panino, indagheremo su questo evento. Un panino cavallo svizzero, ketchup e maionese. E procediamo con l'apertura di questo magico oggetto, questa mola, come si dice in, come si chiama, mola in italiano? Non lo so, me ne fotto. Allora procediamo innanzitutto a rimuovere questi inutili schermi, ecco, al contrario, queste protezioni che danno solo fastidio quando uno deve lavorare. E ovviamente questa è a taglio. Oh, cominciamo bene. Una croce e una a taglio. Va bene, probabilmente avevo perso la vite. Vaffanculo, perdo anche questa, vaffanculo. Oh. E ora voglio vedere cosa c'è qua dentro. Ok, gira a vuoto. A vuoto. Aha. Ed ecco che tutto ciò scopre questo. Oh, guarda che stronzata. Interessante. Molto bello. Bene, me ne sbatto dei bulloni che caschino in terra. Ed ecco fatto. Questo lo rimuoviamo. Come vedete c'è dello schifo. Il che è un bene. Questa cosa gira a vuoto, anzi a vuoto, dovrebbe fermarsi, dovrebbe avere una sorta di fermo che non ha. Perché non ce l'ha? Chi può saperlo? Allora, qui abbiamo i bulloni che tengono questi due, sono qua dietro, ma me ne sbatto, vediamo se da sotto. Allora qui abbiamo una vite totalmente devastata, dei piedini di gomma che non gommano, è un'altra vite, quindi prendiamo l'attrezzo definitivo per le viti spanate, che è questa pinza cinese meravigliosa a scatto, che ci permette di bestemmiare di più, ci permette di bestemmiare più forte. E questa mi sa che non uscirà mai. Invece sì, guardate che meraviglia. Vedete, io riesco a pinzare la testa della vite
e a farla uscire. Questo attrezzo produce la gioia di vivere. Qui forse ci posso andare col cacciavite, vediamo. Ottimo. E dietro a questa placca troveremo topi morti. No, troviamo effettivamente una ragnatela, una meravigliosa ragnatela, un condensatore da 2,5 microfarad, rated 450 volt, il che è buono, e poi troviamo quattro viti che sostengono la parte del motore, eccetera, eccetera. Però io mi domando, ma perché questo coso non si ferma più? Cosa è mancato? Cosa si è rotto a un certo punto? Dove sta la frizione che frena questo motore? Temo di dover aprire tutto per scoprirlo. Quindi, smontiamo il supporto condensatore. Ed eccolo qua. E la tua vitina, perdendo ovviamente questo. Glielo riavvitiamo. Poi qui cosa abbiamo? Abbiamo un tieni cavo, abbiamo delle viti. Ma sì, svitiamo tutto, vaffanculo, cazzo me ne frega. Ok, questa era molle, questa un po' meno. Dov'è la vite bloccata che ci farà perdere 18 ore? Poi via anche questa, via anche questa qua, e via la massa perché ha rotto i coglioni. Ecco, via tutto. E ora ovviamente abbiamo i cavi che non escono. Perché? Prima di tutto perché ci sono le fascette del cazzo. Maledetto chiusa, le fascette, maledetto. Maledetto. Ecco fatto poi questo. Lo leviamo dal cazzo, le viti le facciamo cadere tutte sparse. Ed ecco che qua abbiamo qui con gioia possiamo osservare cavetti motore. Noi li lasciamo lì per adesso. Ok, devo sicuramente fare scoppolare le ruote, quindi devo smontare questi. Chiave da 20 o da 19? Chiave da 19. Però. Ok, questo si è svitato. E intanto leviamo questa dal cazzo. Che meraviglia. Questo si è attaccato lì. Va bene, me ne sbatto. Qui c'è un'altra. Qui c'è quello dietro, va bene. La mettiamo qua. Poi, e quindi qui abbiamo un asse. E poi c'è questo. Questo che ovviamente non si aprirà mai e poi mai. Forse dobbiamo usare le maniere forti. Andiamo a tenere l'asse con una pinza, quindi danneggiandolo. Infatti il cazzo tengo solamente il cazzo in mano.
questa non uscirà mai, non uscirà mai. Devo usare qualcosa di più violento. Userò la giratubi, spingendo con una violenza inaudita. Ok, odiamo. Se vuole l'odio, avrà l'odio. Ecco fatto. Io ho già i nervi a palo. Chi me l'ha fatto fare di smontare questa cosa? Tra l'altro è caduto in terra questo e non so da dove viene. Ah no, viene da qui. Ok, viene da... Va bene, da lì. Mettiamo tutto da parte. E questo. Ah, questo si chiude dall'altro lato. Questo stronzo viene via. E questo esce. E abbiamo gli assi liberi. Bene. E qua già vedo che, insomma, potrebbe girare un po' meglio. Forse anche qua i cuscinetti sono stanchi. Lo scopriremo. Togliamo questa stronzata. Perdendo le viti. Ecco fatto. Questa. E abbiamo così liberato la parte motore. E ora non so se aprire, ora se riuscissi a, vediamo, ah, questo condensatore può stare per i cazzi suoi, quindi mi basta togliere semplicemente questi due, gli faccio una foto, anzi, inquadro con la telecamera questi due fili che vanno al motore, che vanno ficcati lì così. Poi li stacco, se ci riesco. Ecco fatto, e ho liberato questo troiaio che getterò qua. È sempre bello smontare le cose con violenza. Ora non ci resta che, ma sì, sfittare questi. Ovviamente non usciranno mai. Settando il trapano su violenza, la vite è uscita. Perfetto. Perché non esce? Maledetto signore. E poi questo. Ok. A cui lascerò attaccata la vite. Ora in teoria questo oggetto, qui c'è una rondella. Thank you.
teoria questo oggetto dovrebbe aprirsi in qualche modo. Sì. Lo sto rovinando facendo dei buchi, infatti non scorre più. Bene. Forse devo usare un adeguato oggetto contundente. Perché ho un martello del cazzo qua dentro? Perché? Allora, non trovo i martelli. Logico, no? Questo è un martello. Quindi forse... che la violenza ha sortito il suo effetto. E qua abbiamo un cuscinetto molto rumoroso. Oh, che palle, devo comprare altri due cuscinetti. E ora vediamo questo, se esce. Oh, è uscito il... è uscito tutto. Pure con la sua molletta. E li mettiamo là dentro. Anche questo... motore senza spazzole, come quello del trapano, però non è magnetico e quindi va bene così. Ora mi sa che questi sono gli stessi cuscinetti. Vedete qui dove ho rovinato tutta questa parte? Sono molto fiero di aver fatto questa cosa. E qui vaffanculo. E qui abbiamo due cuscinetti e la sigla non si legge. Ma questi vanno bene, io non li cambio, sono perfetti. Non cambierò questi cuscinetti. Ora io non vedo nessun meccanismo atto, a parte le martellate che ho dato qui, come potete ben vedere, rovinando questa parte. Sono fiero di aver fatto questa cosa, ma non penso che... sì, non sono un problema, come vedete c'è tanto spazio dentro, quindi non è un problema. Insomma, un motore, un freno non c'è, ma allora perché frenava? Probabilmente ho aperto e smontato questo oggetto per nessun motivo. Come faceva a frenare? Guardate che bello, c'è un adesivo in cinese. Ok, ottimo. Porco. Sì, un po' grattano questi cuscinetti, ma pochissimo, ci può stare. Io gli metto un po' d'olio e vaffanculo, sapete che vi dico vaffanculo. Già che ho aperto questa cosa per nessun motivo. Ecco, un po' d'olio. Diciamo un bel po'. In teoria facendo girare
dovrebbe succarsi l'olio. E io sento grattare leggermente all'interno e si è succato l'olio effettivamente. Vediamo, lo faccio anche qua. Ricordatevi sempre che l'olio costa poco e costa di più dover riaprire un oggetto e rimetterci le mani perché si è messo poco olio. Quindi abbondate sempre. Questo gratta. Questo gratta e si ferma, vedete? Gratta tantissimo. Mamma mia, questo lo devo cambiare. Gratta e si ferma. Forse perché non è fatto per girare così? Bah, non lo so. Magari un po' d'olio da questa parte, vediamo se gratta anche lui di qua. Qua c'è delle grattate. Sento crac 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 crac. Gratta. Gratta anche lui. Cioè me ne potrei anche sbattere, però... Ok. E ora che mi sono impiastricciato le mani di olio come un coglione, posso cominciare a pensare di sbattermene, sostanzialmente di sbattermene, di tenermi questi cuscinetti che ancora vanno bene. In effetti così non grattano. Me li tengo così e vaffanculo. Insomma, il mistero del motore che non si ferma rimarrà tale, rimarrà un misterco. Quindi io rificco questo, probabilmente così, sentite? Ci sono dei grattini, però io me ne sbatto. Ora questo avrà un senso? Secondo me non ha senso. Sì, ce l'ha perché qua... Ah no, ci sono tacche da tutte e due le parti. Quindi qual è il senso? Chi lo sa se ha un senso? Poi intanto io glielo ficco così. Ecco. Perché io qua ho... Ok, questo è il rotore che striscia perché non c'è il cuscinetto in sede. Devo mettere il cuscinetto in sede. Striscia come la merda. Perché? Perché devo prenderlo a martellate. Ecco perché. Dico io che sto coso l'ho sfasciato. Invece no, perfetto. Il rotore non sciscia, non sciscia più. E
questo è chiuso. Ecco, allineo i cazzi. E lo possiamo richiudere. Vediamo se ci... Rhino, oppure Orino. Ehi. Vediamo se questo era così. Questo ovviamente adesso l'ho chiuso, l'ho martellato e lui non entra più. Però lui gira bene, quindi devo aprirlo ancora, rimettere questo e poi richiuderlo. Oh, che due grandissimi coglioni che mi stanno venendo a questo cuore. Chi me l'ha fatto fare? Vediamo se riesco. Ecco. Forse così ce la faccio. Diciamo che ce la faccio, dai. Ora perderò questo dado con la relativa rondella, mi cadrà in terra, bestemmierò come un animale. Ovviamente qua devo stringere con la forza di 100 braccia. Ecco così, con l'odio proprio, con l'odio. Ok, e questo lo stringo. Ovviamente nonostante la rondella spaccata, questo cazzo di coso gira a vuoto. Oh. Stretto. Bene, ci siamo, dai. Ora, 4 martellate giusto per dargli una sistemata. Siamo a posto, direi. Ehi. Bene. Continua a uscire schifo, non capisco da dove. Ma qua è tutto uno schifo. Guardate che schifo. Adesso possiamo rimontare questa meravigliosa base. Meravigliosa, veramente. Con questo cavo in mezzo al cazzo, sempre. Questa meravigliosa base. Dobbiamo fare passare questo cazzo di condensatore. E poi questi minchie di fili. Che vanno effettivamente qua. Ok, ma la mia domanda è: dove va questo coso? Questo avvita e tiene questo, ma questo a sua volta dove va? Ah, va sotto, va qui. Ok, abbiamo capito tutto, abbiamo capito le piramidi, quindi abbiamo tutte le viti che adesso si sono mischiate tra loro. E quindi io non capirò più un cazzo.
questo che chiude i gusci, ok, poi con questa così. Ah, bene, ci sono le, queste viti sono colorate, quindi sono così. Due, porco, ma porco maledetto, qui c'è una fottuta rondella, qua c'è una rondella, e ora sarà un bagno di sangue, porco. No, vaffanculo. Porco. Porco g***o, porco g***o. E adesso ci resta che provare il motore così e capire l'orrore. Il rumore è un rumore di macinamento. Ah, qua c'è la parte che ho rovinato, vediamo se riesco a sistemarla. Perfetto, questa parte è ok. Beh, lui così è relativamente silenzioso. Certo, potrebbe andare molto meglio. Vediamo se lo riempio di olio da qua. Ho appena beccato la scossa perché ho toccato qui. Vedete, dovete sempre fare attenzione quando mettete le mani. Qui c'è la corrente. Non fate come me. Non lavorate. Non lavorate su queste cose con la tensione accesa. Ora, un restauro fatto bene vorrebbe dire smontare questo oggetto, pulirlo, togliere la vernice, ridipingerlo, eccetera. Ora, a me di questa cosa, di fare questa cosa, proprio non,
me ne fotte un cazzo, quindi io gli do una pulita e finché funziona me la tengo così. Questa è una di quelle cazzate cinesi fatte, diciamo, relativamente di recente, e quindi vedete anche il tasto è rotto, il tasto è spaccato a metà, questo tasto qua ha due parti, e io non credo che sia fatto così, infatti è rotto. So già che me ne pentirò. Come vedete questa parte è rotta. Vedi? Sono spaccati, vedete? Ora io ci metterò dell'attack. Continuiamo a fare dei danni. Ora devo stare così 18 ore finché l'attack non decide di attaccarsi e non si attacca. Ma io la pinza la chiudo così e lascio così. Vaffanculo! Devo dire che l'attack sembra avere funzionato. Speriamo che duri. Questo gira veramente di merda. Però c'è un cazzo da fare, me la tengo così. Va bene, adesso cerco di rimontarla tutto, inutile che vi faccio vedere come cazzo si fa. Beh, il problema, ci ho sbattuto un po' la testa, ma il problema di questa cosa è il seguente. Le vibrazioni. Questi dischi sono storti, probabilmente anche l'asse è storto, vedete? C'è poco da fare. Poco da fare, sono vecchi, è un apparecchio vecchio, è vecchio apparecchio, un vecchio apparecchio vecchio, e niente, me lo tengo così. E dopo innumerevoli, e sottolineo innumerevoli bestemmie, abbiamo richiuso questa macchinetta che è praticamente esattamente come era prima. Cammina, essa cammina.